Torniamo adesso sulle ultimissime anticipazioni di Uomini e Donne di Maria De Filippi perché abbiamo qualche anticipazione in più da darvi. Vi avevamo detto che nelle ultimissime anticipazioni di Uomini e Donne a Centro Studio c'erano Ida Platano e Alessandro Vicinanza per ovviamente confrontarsi in merito alla loro storia d'amore. Fra di loro è intervenuta Roberta di Padua per dire che non credeva in questa storia. Pare invece che in questa discussione si sia intromesso anche Riccardo Guarnieri. E quando Ida e Alessandro hanno ballato insieme, Riccardo Guarnieri ha lasciato lo studio. Per il momento un gesto ovviamente degno di nota, ma fine a se stesso, ma il bello sarebbe venuto qui. Infatti Riccardo Guarnieri a questo punto sarebbe rientrato in studio e avrebbe comunicato alla redazione la volontà di lasciare definitivamente il programma di Uomini e Donne. A questo punto è intervenuta Maria De Filippi invitandolo a ragionare e ad aprirsi. Nel particolare a dichiararsi per Ida Platano. Dichiarazione che non c'è stata, infatti Riccardo ha solamente dichiarato che è triste solamente perché non riesce più ad avere un rapporto civile con la ex Ida Platano. Successivamente sono emerse altre anticipazioni. Pare che tutte le corteggiatrici che stanno uscendo con lui Riccardo Guarnieri gli stiano rimproverando che secondo loro, lui sta ancora pensando a lei. Insomma che non sarebbe libero per affrontare un'altra storia d'amore libero dal pensiero di Ida Platano. E questa cosa, questi continui rimproveri che Riccardo Guarnieri subisce dalle sue corteggiatrici, gli farebbe vivere male la sua permanenza nel programma di Maria De Filippi e per questo starebbe meditando l'abbandono dello stesso. In ogni modo secondo le ultimissime sembra che alla fine però lo stesso Riccardo Guarnieri alla fine avrebbe deciso di rimanere in studio. Almeno fino alle prossime anticipazioni di Uomini e Donne, poi ovviamente staremo a vedere. È ovvio che la situazione al momento è molto in divenire.